Allora, Bianchi, una partita che si chiude negativamente, però se ne può aprire un'altra positiva. Parliamo del Bayern fra pochi giorni. Ma se facciamo certi errori, purtroppo sarà difficile anche contro il Bayern. Però la squadra è viva e l'unico rammarico è che ha speso moltissimo. Speriamo di ripetere una prestazione sotto il profilo dell'andatura, meno su quella degli errori. Abbiamo subito 3 gol che veramente è difficile subire a questi livelli, a livelli di non dico di Serie A, ma a livelli grossi. Capitati tutti in un colpo e recuperarne 3 è difficile. Psicologicamente però può cambiare qualche cosa in una partita di Coppa UEFA? Cioè, voglio dire, anche i giocatori avvertono diverse sensazioni? No, perché loro hanno fatto una buonissima prestazione oggi. L'unica preoccupazione mia è che si abbattino, perché non è facile recuperare. Praticamente oggi siamo stati tagliati fuori dal campionato. Tagliati fuori dal campionato, ma è così perentorio, Bianchi, e quando lo è stato, ieri, non conosceva ancora l'esito di Inter-Como. Ed ha parlato di errori, tanti, rivediamoli. Il Napoli, che al San Paolo non accusava un passivo di 4 gol dal 1980, in soli 90 minuti ne ha rimediati quanti gliene rifilò l'Inter da scudetto il 10 febbraio di quell'anno. Mancava Maradona e nonostante ciò il gol degli azzurri è venuto subito, ma non sono queste le attenuanti da invocare, come invece ha sottolineato Stefano Tacconi. L'assenza di Maradona è tanto per noi, siamo stati fortunati a non averlo incontrato. È un uomo che ti porta via sempre un avversario o due, è normale che gli altri giocano meglio. Maradona, mercoledì contro il Bayern ci sarà, l'allungamento del suo muscolo è quasi nullo. Carnevale e Careca così potranno essere ancora più pericolosi di come si sono dimostrati ieri per insidiare la squadra di Monaco, preceduta a Napoli da un nugolo di giornalisti tedeschi. Il collega Ulli Köll della televisione di Monaco ha visto la partita assieme a noi e naturalmente ci può tracciare anche una sua idea sul Napoli che ha visto e che affronterà il Bayern. Come ti è sembrato questo Napoli? Ma io credo la partita oggi e la partita mercoledì è differente, molto differente, perché io credo che la squadra oggi, il Napoli, ha pensato a mercoledì. Anche Bayern ha perso oggi 2-1 a Mönchengladbach. Io credo in la difesa e non molto bene, non ho giocato molto bene oggi, specialmente il portiere. Ma anche il attaccante del Bayern non sono molto molto bene, ma io credo a mercoledì è una partita molto differente. Bianchi ha riunito stamattina al campo